intelligence, forze dell'ordine e magistratura, io credo che vada rivolto loro un ringraziamento per quello che fanno e io dico, nonostante e sebbene vi sia un governo che sul tema della sicurezza ha investito troppo poco, anzi ha probabilmente disinvestito. Noi abbiamo dei livelli di intelligence sicuramente di primo ordine e queste inchieste, questi arresti ovviamente lo confermano, ripeto, rispetto e nonostante un governo che faccia poco o troppo poco. Io credo che bisogna partire da un dato di fatto e il dato di fatto è che il terrorismo lo abbiamo in casa. Qualcuno fino all'altro giorno negava di questa circostanza, oggi i fatti, che non sono più fatti sporadici, perché gli arresti ormai diventano sistematici, perché voglio ricordare che a Bari già sono stati fatti degli arresti di alcuni terroristi, perché voglio ricordare, io sono comasco, che 10 giorni fa nel triangolo Como, Varese, Milano sono state arrestate alcune persone e perché legate al terrorismo e perché organizzano degli attentati sul nostro territorio e perché attratti dal califfato ad andare in Siria come foreign fighters e ricordiamo le jihad e ricordiamo ad esempio l'arresto a Merano di un terrorista che tra l'altro, e questo è l'aspetto che non è stato sottolineato e che mi differenzia totalmente da Gennaro Migliore, è che quello che la Lega diceva qualche tempo fa, che non era allarmismo, ma era una giusta rivendicazione di allarme del binomio immigrazione e terrorismo. Gli arresti di Bari di ieri lo confermano perché due dei presunti terroristi che vengono arrestati a Bari erano ospitati all'interno di un centro di accoglienza nel CARA di Bari. E quindi il binomio terrorismo-immigrazione, quando la Lega diceva attenzione, perché se l'immigrazione non è controllata, se non ci sono regole certe, l'apertura delle porte a tutti, l'invasione incontrollata. C'è il rischio che l'immigrazione clandestina o la non gestione o la cattiva gestione dei flussi migratori possa essere uno strumento di infiltrazione del terrorismo anche sul nostro territorio. E l'abbiamo visto perché due degli arrestati di ieri erano entrambi accolti nel centro d'accoglienza nel CARA di Bari, avevano una protezione umanitaria, addirittura uno dei due aveva una protezione umanitaria che la si concede in casi sporadici, addirittura dal 2011, e l'altro aveva la protezione sussidiaria. Cioè il dato di fatto è che noi abbiamo coccolato, stiamo coccolando i terroristi, terroristi coccolati nei nostri centri d'accoglienza a cui garantiamo vitto, alloggio e il CARA di Bari, attenzione, perché uno di quei CARA rispetto al quale spesso e volentieri sono state segnalate anche tutta una serie di inadempienze. Lo ricordiamo tutti il CARA di Bari con l'immagine del presunto profugo potenziale clandestino pronto a fuggire, quindi il problema dell'identificazione. Il problema è che questi centri d'accoglienza stanno diventando e sono diventati, per chi ha avuto la possibilità di poter vedere questi centri d'accoglienza, non più centri di accoglienza, ma centri di assistenzialismo, centri di parassitismo, dove viene garantito loro tutto quello che ai cittadini italiani non viene garantito. L'altro fatto, dato, drammatico. È la foto del sindaco di Bari con uno di questi terroristi, di questi presunti terroristi, e questa è l'accoglienza, questa è l'integrazione che noi Beh, diciamo vogliamo che però sulla proporre. foto, Questi voi sono. che fate politica sapete che vi può capitare in qualunque Però momento di fare questa una è la foto con dimostrazione, chiunque. se Semmai, posso semmai a concludere, che rischiare, cioè voglio dire, integrazione. semmai bisogna dire che possono accadere delle cose anche spiacevoli, perché è chiaro che. Essendo una rappresentante delle È istituzioni, è un ovvio. obiettivo. Molteni, cioè, Sì, almeno il su dato di questa fatto è che attenzione, questi manifestano in non è che piazza. manifesta. Cioè, Gennaro, il problema è che se questi tu vuoi presunti dire terroristi che qui manifestano in c'è una piazza con la bandiera sintonia, della io penso che c'è pace un e poi pericolo. preparano Cioè, voglio l'attentato con la dire. bandiera dell'ISIS. Questo è il dato di fatto. Quindi, se non c'è Diciamo le controllo, verità. Ma se non i ci sono terroristi non regole sono. certe, Ma i terroristi se sono non si fa criminali, integrazione nel rispetto delle regole, non è che sono l'integrazione va fatta, persone. è giusto farla, ma bisogna farlo rispettando le regole, consapevoli che ci sono diritti e doveri e non si fa integrazione concedendo solo ed esclusivamente benefici. L'integrazione va fatta rispettando la Le cultura, regole, le idee, su questo il senso siamo di civiltà d'accordo. del popolo che ti ospita.